Da quando è stata inventata più o meno 150 anni fa, la luce artificiale ha illuminato case, strade e cieli della città, rivoluzionando le nostre vite e rischiarando le nostre notti. Ma la Terra ne sta pagando il prezzo. La corrispondente Giovanna Botteri. La creazione della luce artificiale ha trasformato la nostra vita e il nostro pianeta. Basta un pulsante, possiamo cancellare il confine tra notte e giorno. Lavorare, studiare, viaggiare, perfino giocare dopo che il sole se n'è andato. Il buio fa meno paura, le strade diventano più sicure. Ma c'è un lato oscuro anche per la luce artificiale, perché rubandoci la notte ha alterato il nostro ritmo biochimico, messo in serio pericolo l'ecosistema e il ciclo vitale. Si chiama inquinamento luminoso, l'uso eccessivo o inappropriato della luce artificiale. Le ultime immagini riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale mostrano quel chiarore innaturale che invade le nostre notti lanciando segnali sbagliati al nostro cervello, incapace di produrre sufficiente melatonina, l'ormone che regola il ciclo del sonno, la temperatura del corpo, il metabolismo e l'appetito. Intere specie animali, dagli uccelli migratori alle tartarughe, rischiano l'estinzione, esauste, perse, senza la guida della luce della luna. Un piccolo aiuto sta arrivando dai nuovi bulbi LED che emanano lunghezze d'onda non nocive e cominciano a fiorire nuove esperienze come i festival al buio. Ma non basta, dicono gli scienziati. Dobbiamo riprenderci la notte.